La mia impresa si chiama Anso. Il nome della mia attività è Bombolilla. Io e Lucia siamo entrambi architetti. Da quando sono piccola ho adorato l'arte. Mi sono diplomata all'Accademia di Belle Arti di Bologna. L'idea di Latte viene da lontano. Io ho pensato di raccontare il viaggio con gli odori, creando una linea di profumi artistici. Sto per aprire la mia attività, la sartoria Nozzeli, abiti da sposa e tutto matrimonio. Il mestiere del fornaio è faticoso, molto faticoso. Poi per un ragazzo di 31 anni come me. La mia storia inizia qualche anno fa. E in questa impresa mi occupo di scultura e complementi d'arredo. Non sono un ristorante, non sono un bar, non sono un takeaway. Latte non è altro che latte e tè. Officina Design è la nostra idea di casa. La mia passione per cucito l'ho scoperto proprio in Italia. Aprire una piccola impresa di artigianato artistico poteva essere la mia strada, può essere il mio sogno. La mia attività è difficilmente categorizzabile. È nuova e quindi sfugge un pochettino alle regole e agli schemi e quindi diciamo che per le varie autorizzazioni ho sempre dovuto fare un po' fatica a spiegare tutte le volte esattamente cosa facevo. Pensare a quanto potevo vendere per effettivamente riuscire almeno a pagare le tasse è stato veramente un punto difficile da affrontare. Grande difficoltà è il reperimento di fondi. Una persona che vuole avviare un'azienda di produzione di profumeria ha una serie di obblighi all'interno del suo stabilimento che deve rispettare, fiscali, conformità europee, eccetera. Tra autorizzazioni, non autorizzazioni, messi a norma dei locali, i vetri non vanno bene, quell'altro non va bene. Insomma, una gravidanza e un parto hanno lo stesso risultato, secondo me. Infatti dopo c'è stata un'immensa gioia quando sono riuscito ad aprire. Sia dal punto di vista gestionale, ma soprattutto operativo, Gita può essere determinante per noi. Il progetto Gita è stato una delle spinte che ho avuto, diciamo, ad aprire l'attività. Senza di quello, senz'altro, avremmo fatto fatica. È stato un input molto importante ed è grazie al progetto che abbiamo avuto l'opportunità di incontrare persone esperti che ci hanno seguito e hanno saputo sempre dare una risposta alle nostre esigenze, ci hanno consigliato nel business plan o piuttosto che il marketing, esatto. Diciamo che mi hanno aiutata ad uscire e a propormi alle persone. Ci hanno messo a disposizione gli esperti, i professionisti nel settore dove ci hanno accompagnato in questo percorso, togliendo ogni dubbio e incertezze. Il progetto Gita mi ha sicuramente aiutato a eliminare alcuni degli ostacoli tra il dire e il fare, perché la passione sicuramente ce l'avevo, l'intraprendenza anche, ma capire quali sono gli stadi da percorrere per arrivare al progetto finale non è semplice. Il progetto Gita mi ha dato l'opportunità attraverso rimborsi o consulenze orientative di farmi un'idea più complessiva di cosa comporta avere un'attività in proprio. La gente quando assaggia il mio pane mi dice complimenti, fai un pane che è la fine del mondo, io sono già pagato. E adesso quale sarà il futuro del progetto di Simone Andreoli? E cercare di creare sempre qualcosa di individuale, originale, per proporre qualcosa di unico e che faccia sentire il consumatore speciale.